Ciao ragazzi, oggi inizia la sfida, la chiameremo sfida di disintossicazione, perché ho deciso di fare una settimana senza pasta, senza pane e quindi iniziare effettivamente una vera... Eccomi qui ragazzi, questo è un video un pochino recap, sono successe davvero tante cose in queste 2 settimane, ve le voglio raccontare. Come prima cosa, come avete visto sul video che trovate qui nel mio canale, sono stato alle piramidi italiane. È stato veramente figo perché non pensavo neanche esistessero delle cose come tipo piramidi in Italia, invece ci sono e sono qui nel nord in provincia di Lecco e hanno una storia particolare dietro, non si sa bene come sono spuntate, se è una cosa naturale oppure no. Ci sono un sacco di persone che litigano anche su questi argomenti. Quando ho pubblicato il video c'è stato una sorta di dibattito a cui ho anche partecipato con piacere e sono contento. Queste riprese le ho fatte con il drone, il mini Mavic, è veramente figo, volevo fare l'unboxing, tra l'altro anche un po' sporco per il volo che ho fatto, e ho provato ad utilizzarlo ed è semplice da fare e la qualità è quella che vedete. Io ho fatto un po' di color correction in questo video un po' cine che trovate sul mio canale, quindi vi invito ad andarlo a vedere. Dopodiché ragazzi, ho fatto questa dieta particolare di una settimana senza pane e senza pasta ed è stato veramente complicato perché io adoro la pasta, adoro il pane, quindi per me la dieta è veramente la cosa più difficile da fare in assoluto. Avete visto sul mio canale una settimana da vegano, un video che è diventato quasi virale, 20.000 visualizzazioni, sono infatti stracontento. Come ho detto in quel video, nel lungo periodo vorrei diventare vegetariano, ma non credo che sia l'obiettivo che riuscirò a raggiungere nel breve termine, nel 2020, perché veramente per ora è troppo complicato. Però questa dieta che ho fatto di un'altra settimana, che poi ho prolungato per 10 giorni senza pane e senza pasta, mi ha portato dei bellissimi risultati e infatti ho intenzione di riprenderla e continuare. Poi sto cercando di allenarmi almeno 2-3 volte a settimana, purtroppo la scorsa settimana non sono riuscito a farlo perché veramente mille cose da fare e quindi mi sono allenato magari 1 o 2 volte, ho intenzione di riprendere. Ho perso del peso, quanto? Volete sapere quanto ho perso? Guardate questo video fino alla fine. E poi un'altra cosa, ho iniziato un altro progetto professionale perché, come sapete, con il Covid anch'io in qualche modo ho smesso di lavorare, o comunque lavoro molto meno essendo un videomaker professionista e soprattutto mi occupo di eventi e video reportage eccetera eccetera. Mi sono saltati anche tutti i matrimoni che faccio, insomma è un periodo abbastanza complicato e quindi ci siamo reinventati, abbiamo avuto un'idea di una startup che stiamo lanciando, è una pre-produzione
preproduzione che dura da mesi e questo weekend abbiamo iniziato effettivamente degli shooting. Lastra. E questo è il tuo carro. Mascherina. Operatore. Yeah. Operatore. Background. Altra luce. Altra luce. Altro stativo che non so cosa ci vogliamo mettere. Bande reazione delle finestre. Ci mettiamo questa davanti al porta poi. E questo è il set. Ne pensi? Facciamo vedere, facciamo un corso su come fare video con drone. Ma chi ha voglia di smontare tutto adesso? Altra cosa che ho fatto in questa settimana, in queste due settimane assurde, ho finito Digitalization, è praticamente un dizionario del digitale, libro di Facchinetti e Ballarani, un libro che all'inizio sinceramente non mi aveva convinto perché parlava di cose che già sapevo nei primi capitoli e poi successivamente è entrato nel dettaglio e mi ha gasato tanto, infatti l'ho finito, i primi capitoli li ho letti in due settimane tipo perché leggevo poco e invece l'ultima parte l'ho letta in un giorno. Molto interessante, che cos'è? Parla di come aprire un'impresa digitale tendenzialmente, quali sono le nuove professioni digitali per chi non conosce bene questo mondo e sa che ci sono delle opportunità ma non sa esattamente quali. Questo fa un catalogo pazzesco di tutte le soluzioni, di tutte le professioni che potete inventarvi e fare online, ti dà anche la strategia e ti insegna a fare un'analisi di mercato efficace. Inoltre dentro ci sono testimonianze di persone che hanno creato il loro business dal nulla. Trovo veramente stimolante leggere le storie di qualcuno che ce l'ha fatta, quindi è un libro veramente completo, vi consiglio di prenderlo, costicchia una ventina di euro, però è veramente figo, insomma a me ha fatto crescere, adesso non vedo l'ora di leggere il prossimo, che dopo Padre Ricco, Padre Povero e Digitalization vorrei acquistare I Quadranti del Cash Flow, sempre di Robert Kiyosaki, che ha scritto Padre Ricco, Padre Povero, perché penso che sia un grandissimo autore e insomma mi interessa andare avanti e continuare a studiare su questi argomenti. Intanto abbiamo raggiunto i 420 iscritti, sono veramente contento che il canale stia crescendo, ci sto mettendo anima e corpo per cercare di farlo crescere, condivido le mie esperienze, i miei contenuti, la mia crescita personale. Ragazzi, questo è un video di recap, c'è un po' di storytelling, un po' di vlog all'interno, grazie di aver guardato, ci vediamo al prossimo video, ricordatevi di registrarvi al canale per sostenermi, mi raccomando, ciao!